Sono Gianfranco Andriola, vi tengo compagnia per la prima parte di questo webinar. Qui invece sotto di me vedete Riccardo Saporiti, giornalista, ciao Riccardo, ben arrivato, giornalista del Sole 24 Ore di Wired, di tante cose in giro, nonché credo la scorsa settimana a Genova abbia partecipato a una cosa a cui mi sarebbe molto piaciuto esserci, che era una giornata di ricordo di Franco Carlini, che è una delle prime persone che si è occupato molto seriamente in Italia di questi temi, con una rubrica che si chiamava Chips and Salsa, se non ricordo male. E quindi ci fa particolarmente piacere usare questa cosa come pretesto per ricordarcene anche oggi. Noi oggi parliamo insieme di dati aperti e di riuso dei dati aperti con una finalità particolare, che è quella del giornalismo raccontato anche in maniera grafica partendo dai dati e della visualizzazione grafica dei dati. Io vedo che qualcuno scrive buongiorno in chat, vedo che nessuno lamenta problemi di audio e di video, quindi do più o meno per scontato che ci vediate e ci ascoltiate senza nessun problema, ed è già un ottimo punto di partenza per questo seminario. E vi dico, io come vi dicevo, vi tengo compagnia giusto per la prima parte del seminario. Più che altro potete considerare il mio intervento una sorta di contestualizzazione rispetto al tema della giornata, che fa certamente riferimento al contesto Open Data Sardegna. Adesso vi racconto un po' meglio di che cosa si tratta, e provo a introdurre l'intervento di Riccardo. Qui abbiamo chiesto di darci il suo punto di vista, di darci qualche dritta, di raccontarci più o meno come la vede lui il tema del giornalismo di precisione, piuttosto che del data journalism, del giornalismo basato sui dati, e di fare un affondo su quelli che sono gli strumenti più facili da utilizzare. Guardate, questi webinar in realtà fa parte di una serie di seminari online. Io non ricordo, non riesco a vedere troppo bene i vostri nomi, però mi sembra che già qualcuno abbia partecipato ai webinar precedenti e ce li siamo immaginati come una sorta di chiacchierata fatta insieme, partendo da un contesto più specifico, che è quello del contest Open Data Sardegna. Come Formez, da un annetto abbondante, credo, supportiamo la Regione Sardegna in un processo di valorizzazione dei propri dati governativi, e di valorizzazione attraverso l'open data. Significa che una serie di dati che prima erano non accessibili alla maggior parte degli utenti, adesso, grazie ai dati aperti, diventano accessibili, e quindi come dire, è buona norma incentivarne le iniziative di riuso. Il progetto Open RAS, che è quello dentro cui ricade l'assistenza tecnica alla Regione Sardegna, è più ampio e articolato. Non so se poi magari Laura o Sabrina vogliono dirci qualcosa su questo, magari anche sui prossimi webinar, però ce lo siamo immaginato con una conclusione specifica rivolta a una platea più ampia, che in qualche modo riuscisse a valorizzare gli sforzi fatti dalla Regione Sardegna in quest'ultimo periodo, e quindi un contest probabilmente era la maniera migliore, come dire, un po' per celebrare la conclusione di questo progetto e un po' per dare ai dati della Regione Sardegna una visibilità maggiore e la possibilità alla stessa regione di vedere i propri dati riusati da altri soggetti. Quindi abbiamo pensato una serie di webinar di approfondimento che potessero raccontare che cosa si può fare con i dati, partendo proprio dal patrimonio informativo pubblico condiviso dalla regione. Il punto centrale è che la cosa che diciamo spesso nel momento in cui parliamo di open data all'interno dei nostri seminari è che se i dati aperti non vengono risolti da qualcuno, di fatto quella è un'operazione di trasparenza fino a se stessa, è una cosa che non serve, non ha un'utilità vera e propria. Nel momento in cui i dati vengono riusati, l'open data è come se trovasse una sua compiutezza, l'open data diventa compiuto attraverso il riuso che persone al di fuori della pubblica amministrazione ne fanno. Riccardo è uno di questi. Riccardo e i suoi colleghi sono persone che, riprendendo i dati resi disponibili anche dalla pubblica amministrazione e miscelandoli con una tecnica che normalmente si chiama mashup, cioè prendendo dati da fonte diversa, li rimescolano e creano applicazioni diverse. In questo caso lo vedremo meglio, parliamo di data journalism e di data visualization. Il contest che abbiamo pensato insieme alla Regione Sardegna in questo caso prevede alcune categorie, cioè fa
fatto conto che i dati devono essere, per poter partecipare al contest, è necessario utilizzare almeno uno dei dataset resi disponibili dalla Regione Sardegna, i riusi possono essere di vario tipo. Un po' per guidare anche le possibilità di riuso, un po' per rendere anche un po' più divertente il contest in sé, abbiamo pensato a quattro diverse tipologie di riuso: applicazioni, cioè le classiche applicazioni smartphone che riusano dati, applicazioni che fanno base sui dati geografici e che quindi rendono possibile una valorizzazione particolare dei dataset che hanno una loro collocazione geografica attraverso ulteriori applicazioni. E per entrambe le categorie abbiamo pensato potesse essere utile fare un webinar molto simile a quello che stiamo facendo oggi, quindi se non ricordo male il 13, ma su questo chiedo a Sabrina, Antonello, a Laura di darci di confermare la data, magari di mettere in chat la pagina a Eventi PA. Faremo un webinar del tutto simile a questo, dedicato a queste due categorie. Mentre oggi vediamo più da vicino, grazie all'aiuto di Riccardo, le rappresentazioni visuali e gli articoli di Data Driven Journalism, cioè quella tecnica che, come accennavo prima, partendo dai dati genera storie. Il taglio quindi è assolutamente questo, cioè l'idea è di provare a raccontare, accompagnare il processo di sviluppo del contest Open Data Sardegna attraverso dei webinar divulgativi su questi temi che in qualche modo diano supporto a chi sta pensando di candidare la propria idea di riuso a questo contest, di avere un minimo di riferimento, di avere una base su cui poter ragionare, magari anche insieme a un gruppo di lavoro misto, su a quale categoria preferisce candidarsi o qual è quella più adatta rispetto alle possibilità di uso che vuole evidenziare. Per ragionare insieme a voi su quali sono i riusi dei dati aperti in Italia, io credo che in questo momento il miglior punto di partenza possa essere questo studio fatto da Francesca De Chiara, che è una ricercatrice italiana che ha lavorato molto all'estero, si chiama Open Data 200 e in qualche maniera rimarca un'operazione già fatta in America dal The Gov Lab che si chiamava Open Data 500 e andava a guardare come le aziende o quantomeno chiunque sta riusando dati pubblici aperti in questo momento, qualche anno fa negli Stati Uniti, quali erano le tipologie di riuso. Francesca De Chiara ha fatto esattamente la stessa cosa attraverso dei questionari e delle indagini svolte sul campo ed è riuscita a tirare fuori 200 aziende italiane che riusano dati aperti, tra cui molte anche in regione Sardegna, quindi può anche essere un buon punto di partenza per provare a capire come i dati a cui fa riferimento il contest in questo momento vengono riutilizzati. Il riuso è cioè la parte che ci interessa di più rispetto come dire, alla parte più divulgativa del seminario di oggi, è concentrare davvero la parola chiave che ci siamo immaginati è quella del riuso, la possibilità di riprendere questi dati e di fare riusi credibili, di dargli nuovo valore, di aggiungere valore all'esterno rispetto a uno sforzo che la pubblica amministrazione fa nel prendere i propri dataset e renderli disponibili in formato aperto, qualcuno all'esterno, attraverso la propria professionalità, attraverso la propria creatività, attraverso i propri skill, il proprio mestiere, la propria capacità di rivedere, di rileggere dei fenomeni, può dare a questi dati partendo da un patrimonio informativo pubblico e condiviso dalla pubblica amministrazione. Che cos'è il giornalismo basato sui dati? Io su questo mi avvio un po' di più verso, come dire, un'introduzione all'intervento che ha preparato Riccardo oggi, sul quale di volta in volta chiedo conferma, insomma, perché io provo ad accennarvene e poi Riccardo ci dice un po' meglio se sto dicendo cose corrette. Il giornalismo basato sui dati, a mio avviso, nasce in qualche modo anche come se fosse condizionato a un evento del momento. Non abbiamo mai avuto così tanti dati come in questo momento. Internet, da un lato, il fatto che le applicazioni scambino dati e quindi che l'informazione venga tradotta in dati, per la prima volta abilita la possibilità di trasformare, di monitorare, di vedere quello che accade a fenomeni che fino a prima era impossibile da afferrare, da riuscire a catalogare in maniera oggettiva attraverso i numeri. Per la prima volta, grazie a Internet, grazie all'evoluzione che Internet sta avendo, grazie agli smartphone, grazie a una serie di applicazioni che proprio su Internet fanno base, questi dati diventano operativi, cioè possiamo rimetterci mano, possiamo andare a prendere questi dati e vedere, leggere i fenomeni in maniera migliore. Il data journalism, esattamente così come il giornalismo, si è adattato di volta in volta a
a seconda di quelli che erano gli strumenti, ha provato a ragionare su quali fossero le possibilità che una disponibilità così grande di dati abilitava e ha sviluppato una tecnica basata appunto sul raccontare una storia partendo dai dati. Però di base il giornalismo resta lo stesso. Riccardo, dimmi tu se questa definizione ti suona, cioè esiste un fenomeno, esiste qualcuno che lo deve raccontare ed esistono degli strumenti per raccontarlo. Nel corso del tempo il giornalismo si è adattato a fenomeni diversi e si è adattato a strumenti diversi. L'editoriale è un tipico esempio di giornalismo, la fotografia ha abilitato il giornalismo da reportage, il telegiornale per la prima volta il giornalismo si è confrontato con un media diverso che era quello della televisione e quindi ha inventato un nuovo modo per raccontare le storie. Il data journalism in qualche maniera è una delle sue espressioni più contemporanee, partendo dalla disponibilità di dati si può arrivare a costruirci su una storia. Però di fatto il mestiere del giornalista, a mio avviso, resta più o meno sempre lo stesso, cioè quello di modellare una storia su degli eventi che sono accaduti. Ci sono degli strumenti per farlo, ed è importante ragionare sugli strumenti, soprattutto rispetto al fine, alla finalità del WMDO. Oggi, cioè alla possibilità che soggetti esterni alla pubblica amministrazione riprendano in mano i dati della Regione Sardegna e ne entravino nuovi usi, quindi era impossibile non pensare a questo webinar se non attraverso un passaggio sugli strumenti. E quindi proviamo a capire insieme come costruire una storia appunto basandola sui dati. Certamente esisterà una fase di ascolto iniziale in cui chi vuole rimettere mano ai dati in qualche maniera individua il fenomeno che vale la pena di essere raccontato attraverso i dati. Certamente c'è una fase non semplice che in qualche modo l'open data sta rendendo, a mio avviso, più facile, quantomeno sta dando una disponibilità più larga rispetto alla possibilità di cercare e di trovare, di imbattersi in dati di qualità e in questo caso dati che non solo sono di qualità se i formati sono quelli giusti e se sono ben strutturati, ma sono, nel caso dei dati della pubblica amministrazione, sono anche certificati dalla pubblica amministrazione che li sta esponendo, quindi è un valore, a mio avviso, più alto per un giornalista. E di luoghi in cui andare a recuperare dati aperti della pubblica amministrazione ce ne sono sempre di più, probabilmente quello che può riguardarci in maniera più diretta è l'European Data Portal, che aggrega tutti i dati esposti in formato aperto dalle pubbliche amministrazioni europee, quindi certamente è un punto di partenza assolutamente interessante. Peraltro ne approfitto per dirvi che sempre a proposito di riuso, l'European Data Portal ha una sezione molto interessante al suo interno dove cataloga le tipologie di uso dei dati sviluppati e esposti dalle pubbliche amministrazioni europee, quindi è un'ottima base di partenza dove andare a ragionare su quali tipi di riusi possono essere fatti. Abbiamo un portale nazionale che è dati.gov.it che aggrega tutti i dati, ma buona parte dei dati esposti in formato aperto dalla pubblica amministrazione italiana, e anche qui è un ottimo punto di riferimento. Tra l'altro il portale nazionale DatiGov è una sorta di metacatalogo, nel senso che va a prendere i metadati dei dati esposti dalle pubbliche amministrazioni e le porta all'interno del suo catalogo. In questo caso, ad esempio, qui dentro ci trovate anche i dati della Regione Sardegna, e certamente, visto che il contest è rivolto soprattutto, innanzitutto, ai dati della Regione Sardegna, il sito di riferimento in questo caso è il portale della Regione Sardegna, dove trovate anche una serie di approfondimenti su questo contest e più in generale sulle applicazioni che riusano i dati della regione e qualunque iniziativa che più o meno afferisce al tema dell'open data e in generale della valorizzazione dei dati pubblici che in questo momento sta avvenendo in Sardegna. Sempre riguardo alla possibilità di ottenere i dati della pubblica amministrazione, da un po' di tempo abbiamo uno strumento che peraltro Riccardo conosce bene che si chiama FOIA e in qualche maniera abbiamo ereditato da un modello anglosassone di accesso ai dati della pubblica amministrazione grazie alla riforma Madia di qualche anno fa. Anche nell'ordinamento italiano l'accesso civico generalizzato, cioè la possibilità che chiunque possa chiedere alla pubblica amministrazione dei dati che comunque devono stare dei vincoli che possono essere quelli della riservatezza dei dati personali piuttosto che della sicurezza nazionale, però per la prima volta noi possiamo, tutti i cittadini italiani possono rivolgersi alle pubbliche amministrazioni e ottenere dei dati, cosa che fino a qualche tempo fa era impossibile o quantomeno era molto più complicato. È uno strumento importante, è uno strumento importante a disposizione di tutti, ma soprattutto dal mio punto di vista a disposizione dei giornalisti, che magari sono un po' più scaltri, hanno più possibilità di conoscere come questa
capire cosa può funzionare e quindi diventa uno strumento estremamente utile, estremamente importante, che si affianca nel momento in cui si stanno cercando dati alla possibilità di imbattersi su internet. C'è una fase, sempre rispetto alle fasi del data journalism, che certamente è più laboriosa, se Riccardo me lo lascia passare probabilmente anche più noiosa, più difficile, che è quella di filtrare dati, immaginate dati che raccontano lo stesso fenomeno, che provengono da fonti diverse, che sono esposti in maniera differente, magari una colonna si chiama in un modo diverso rispetto a un'altra, riuscire ad armonizzare questi dati, riuscire ad avere un dataset unico che permetta al giornalista che ci sta lavorando di costruirci una storia, di rappresentare delle visualizzazioni, è certamente una fase molto molto tosta e su questo gli standard ci aiutano molto. Parlo soprattutto dal punto di vista delle pubbliche amministrazioni che espongono dati e che se fanno riferimento a uno standard rendono molto più semplice, molto più meno noiosa, tornando al termine di prima, il lavoro del giornalista o quantomeno di chiunque deve andare a rimettere mano a questi dati. Certamente ci sarà la fase desk, e infine c'è la rappresentazione dei dati, cioè una volta prese queste informazioni devono essere esposte, probabilmente il mestiere, probabilmente una delle parti più difficili del mestiere del giornalista che racconta i dati è quello di rappresentarla in una maniera tale che a colpo d'occhio possano essere comprensibili a tutti, ed è anche probabilmente uno degli aspetti più affascinanti del giornalismo basato sui dati e della visualizzazione grafica. Ci sono mille riferimenti su internet, Riccardo ce ne darà più di qualcuno. Una dritta che mi permetto di darvi sin da adesso è questo esperimento molto carino portato avanti da Google News Lab, che si chiama The Visualization Universe ed è una raccolta di tool, di grafici, di pubblicazioni che la redazione di Google, che in qualche modo cerca di aiutare il giornalismo, di fornire strumenti al giornalismo, che al data journalism ha fatto. E quindi qui potete trovarci tutta una serie di informazioni molto utili, molto puntuali su come rappresentare le informazioni e su quali strumenti utilizzare per rappresentarle. Ci sono milioni di riusi molto interessanti, peraltro oggi è uscita, questo è un periodo di classifiche, escono le varie classifiche di tutti i tipi da pochissimo, da qualche minuto fa, guardavo su Twitter che iniziano a uscire le prime classifiche delle migliori visualizzazioni fatte quest'anno. Magari adesso che passo la parola a Riccardo me lo vado a ritrovare e vi metto il link. Questa è una delle più carine di tutte quelle che ho visto finora ed è una visualizzazione del New York Times, dove prendendo i dati pubblici del catasto, prendendo tutta una serie di altre informazioni, questi dati sono stati incrociati col modo in cui il sole passa su New York ogni giorno ed è stato dimostrato in maniera oggettiva che ci sono dei luoghi di New York che a causa di una cattiva progettazione urbana e delle dimensioni troppo alte dei palazzi, ci sono punti di New York che sono al buio 365 giorni l'anno. È un modo per partire da una tesi e per una sofferenza, una mancanza, in questo caso di sole che arriva nelle città di New York, e di dimostrare in maniera oggettiva che in effetti non è una percezione, ma che in realtà dati alla mano, dati pubblici alla mano, rielaborati da un buon giornalismo, è un fenomeno oggettivo, è una cosa che sta avvenendo veramente. E a mio avviso è uno dei migliori, cioè uno, a parte che è particolarmente bello, peraltro è un'animazione, quindi se andate sul sito potete vedere come l'ombra si evolve a seconda dei momenti della giornata e dei momenti dei vari mesi che si susseguono. Detto questo, io credo di aver fatto una decente introduzione rispetto all'intervento di Riccardo, che è certamente la cosa più interessante da raccontare di questo webinar, quindi gli passerei la parola, spengo la mia webcam, spengo il mio microfono, a te Riccardo. Grazie mille, grazie Gianfranco per l'introduzione, per l'invito, grazie Formez per avermi invitato a tenere questo webinar. Io spero che mi sentiate. Tornando a quello che diceva Gianfranco sulla definizione di data journalism, sì, assolutamente d'accordo. Io dico sempre che bisogna, quando si parla di data journalism, bisogna guardare meno al prefisso data e concentrarsi più sull'aspetto journalism, perché noi siamo giornalisti e questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Facciamo quello che si è sempre fatto, cerchiamo le notizie, le verifichiamo e le pubblichiamo, solo che invece di magari andarla a cercare per strada o nei tribunali o in Parlamento, le cerchiamo su dei fogli di calcolo.
Vengo così all'inizio un po' della presentazione che avevo preparato, qui trovate i miei riferimenti. Allora, una prima domanda che ci si può porre quando si parla di data journalism è questa, cioè si parte dai dati per costruire la storia oppure si parte dalla storia e poi si cercano i dati? E la risposta è che dipende, non c'è una risposta univoca. Vi faccio vedere qualche esempio di alcune cose che ho realizzato. Ad esempio, questo è un lavoro che ho fatto per il Sole 24 Ore Infodata. Istat ogni anno pubblica i dati relativi agli incidenti che si sono verificati in Italia, sono segnalati dai vari comandi di polizia locale, carabinieri, insomma, forze dell'ordine che intervengono sugli incidenti, li segnalano all'Istat. Noi abbiamo chiesto a Istat un'elaborazione ad hoc, cioè di avere i dati a livello comunale, perché normalmente sono aggregati a livello provinciale. Se abbiamo visto questa data, se ci è interessato, abbiamo chiesto un'elaborazione, abbiamo realizzato questa mappa, magari non si vede benissimo, però vedete che i comuni in cui il colore tende verso l'arancione e il rosso sono quelli in cui la media di incidenti la media di incidenti è superiore rispetto al dato nazionale. E così il colpo d'occhio è l'autostrada che da Bologna va verso l'Adriatico, credo sia la 14, ma non sono espertissimo di autostrade. Quindi questo è un caso in cui da un dataset che abbiamo trovato interessante abbiamo costruito una storia. E si possono costruire diverse storie. Ad esempio, appunto, abbiamo incrociato i dati sugli incidenti con quelli sui premi assicurativi medi che ci ha fornito IVASS, l'Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni. E anche in questo caso abbiamo costruito una mappa che mostra la media di, o meglio, abbiamo definito il costo medio di ogni incidente, cioè quanto per ogni incidente incide sul premio medio. Ci sono poi casi in cui c'è una notizia e noi cerchiamo i dati per raccontarla. Ad esempio, quest'estate era uscita questa proposta di utilizzare i beni confiscati alle mafie per raccogliere i migranti. Siamo arrivati a Confiscati Bene, che è un progetto di Ondata, che ha raccolto i dati sui beni confiscati, abbiamo utilizzato i loro dati. Qui la mappa non è chiarissima, però fa vedere per ogni comune quanti sono gli immobili sequestrati alla mafia che possono avere una destinazione, diciamo così, residenziale, cioè che possono accogliere i migranti, in modo che uno sulla mappa si va a vedere nella sua zona quanti sono questi edifici. Oppure un altro esempio, ecco qui, questa è la home page di Confiscati Bene, che è un progetto appunto che da diversi anni censisce i beni confiscati alle mafie e il loro riutilizzo. Un altro esempio, anche qui attualità molto stretta di quest'estate, quest'estate è stata che il 2017 è stata una delle più devastanti dal punto di vista degli incendi boschivi, quindi era un tema che è stato di attualità per tutta l'estate, finché un giorno, metà luglio più o meno, Legambiente è uscita con un dossier in cui indicava per ogni provincia italiana quanti incendi si fossero verificati. Abbiamo utilizzato i loro dati, e qui stiamo parlando di Wired, e li abbiamo mappati. Abbiamo costruito questa mappa, come vedete chiaramente a essere colpito soprattutto il Sud Italia, in particolar modo il versante tirrenico. La Sicilia in particolare è stata devastata. Vedete qui in rosso la provincia di Messina, è stata molto colpita dagli incendi, e qui abbiamo un evento di attualità che, grazie ai dati, siamo riusciti a raccontare, chiaramente con un taglio diverso, perché non abbiamo raccontato la cronaca del singolo incendio, ma abbiamo dato un quadro generale che permette di farsi un'idea delle dimensioni del fenomeno. Altra questione, dove si trovano i dati? Sì, ci sono molti cataloghi in Open Data, Gianfranco ne ha citati diversi. Se attraversate idealmente l'oceano, andate negli Stati Uniti, trovate un sacco di cose, però anche da questo lato dell'oceano si trovano dei dataset interessanti. Allora, la prima cosa, la cosa più immediata da fare è andare sul sito di Istat.
ha un sacco di statistiche sui temi più disparati, appunto gli incidenti che citavo prima, dati che riguardano la giustizia, le abitudini alimentari degli italiani, la povertà, l'occupazione, la demografia. Questo non è l'home page di Istat, è l'home page di i.stat, che è il data warehouse, cioè il magazzino, diciamo così, all'interno del quale Istat conserva i propri dati se te li rende, e li rende disponibili. Potete andarli a cercare, potete modificare la composizione del dataset per renderlo ideale a quello che state cercando. Ad esempio, non so, ci sono i dati a livello provinciale, voi cercate a livello comunale. In alcuni casi si trovano, ad esempio, sulla popolazione, cioè le persone nate, vive o la popolazione per fascia d'età. In altri casi dovete chiederli, come abbiamo fatto noi per gli incidenti, non è detto che li abbiano, però se ce li hanno non dovrebbero avere problemi a farveli avere. Questa è una fonte molto interessante perché chiaramente siamo in Italia, ci interessa l'Italia e si trovano davvero moltissimi, moltissimi dati. E soprattutto un'altra cosa, può essere uno spunto cioè, questi dati possono essere interessanti per incrociarli con altri dati che abbiamo già in mano, come abbiamo fatto ad esempio per la questione degli incidenti. Un'altra fonte è Eurostat. Eurostat è l'analogo europeo di Istat. Anche qui i dati sono i più disparati. Trovate veramente, veramente di tutto. Anche qui potete andare a interrogare i dati, estrarre i dati come li avete bisogno voi, e anche in questo caso l'ufficio stampa è disponibilissimo quando avete richieste di dati, non hanno problemi a fornirveli. Sia Eurostat che Istat settimanalmente pubblicano dei report, dei dataset. Se vi iscrivete alla loro mailing list, voi il venerdì ricevete una mail con l'elenco dei dataset che saranno rilasciati nella settimana successiva. Altra fonte, questa è la Data Warehouse, la Data Bank della World Bank, della Banca Mondiale, databank.worldbank.org, mi sembra che sia l'indirizzo a memoria, e anche qui trovate di tutto. In questo caso i dati riguardano tutto il mondo. Ricordo, ho usato dati della Data Bank per un pezzo che avevamo fatto sul sole, sulle temperature medie mensili dal 1900, abbiamo fatto vedere come tendessero ad aumentare a causa chiaramente del riscaldamento globale. Dopodiché ci sono gli open data. In Italia non è ancora così diffusa la cultura degli open data, si sta diffondendo questo progetto di utilizzo degli open data della regione Sardegna, è fantastico in questo senso perché, come dire, diffonde la cultura del riuso degli open data, che è un elemento fondamentale. Io ho segnalato questo in particolare, questo è il MEF, cioè il Ministero dell'Economia e della Finanza. Qui ci sono i dati con i redditi delle persone fisiche a livello comunale. E questo è un dataset molto interessante, al di là, chiaramente si può utilizzare per fare una mappa di quali sono i comuni, diciamo così, più ricchi d'Italia, ovviamente normalizzando il dato. Però diventa un bel elemento di raffronto, ad esempio, l'anno scorso, subito dopo il referendum costituzionale, per il Sole avevamo fatto un pezzo, avevamo incrociato i risultati del sì e del no, con diversi dati, ma in particolare con questi sui redditi IRPEF, e il risultato era che il no aveva prevalso nelle zone in cui i redditi IRPEF erano mediamente più bassi. Quindi questo è uno strumento molto interessante che può, cioè un dataset molto interessante che può venire buono per diversi utilizzi, magari anche per qualcuno degli utilizzi legati al contest. Questa è un'altra pagina di un ministero, in questo caso parliamo del Ministero della Salute. Qui ci sono i dati sulle vaccinazioni dell'età pediatrica. Li trovate, qui tecnicamente non sono open data perché scaricate dei PDF, quindi li dovete aprire, potete utilizzare Tabula. Adesso vi metto il link
nella chat, qui. Ok, a questo link potete utilizzare questo strumento che è molto semplice. Voi dovete andare semplicemente a evidenziare, cioè a scontornare una tabella, e il software vi estrae i dati e ve li trasforma in un CSV o insomma un file aperto. Al di là di questo, diciamo così, tecnicismo, però questo è un dato interessante. Di vaccini si è parlato molto quest'anno, me ne sono occupato, ma ne parlo dopo. Quindi un tema molto interessante, qui si potevano avere i dati per capire le dimensioni del problema delle scarse coperture vaccinali. Questo invece è quindi non è una fonte istituzionale, è un sito, si chiama data.world ed è un portale su cui chiunque può caricare dei dataset. Questo ve lo consiglio così come un divertissement, diciamo così. Nel senso che potete trovare davvero dati più disparati. Ad esempio c'era un dataset che avevo visto che raccoglieva, o meglio, mostrava quanto fossero stati letti i post su Twitter e su Facebook che erano stati poi eliminati perché ritenuti fake news. La questione riguarda sempre le elezioni presidenziali americane dello scorso anno e tutta la diatriba appunto sulle fake news. Qui potete appunto attingere ai dati che sono normalmente rilasciati in formato open, oppure potete anche voi caricare i vostri dataset. Può essere un modo per lavorare a progetti condivisi oppure per decidere di rendere disponibili dei dati che avete raccolto voi o elaborato voi. Ad esempio, noi abbiamo realizzato questa inchiesta sulle coperture vaccinali per Wired, di cui vi parlerò appunto più tardi, e abbiamo deciso i dati che noi siamo riusciti ad aprire di pubblicarli su data.org così che chiunque possa utilizzarli. Ecco, cosa rende interessante un dataset? Anche qui mi dispiace, ma non posso darvi una risposta univoca. Nel senso che sono tante le questioni che rendono interessante un dataset, fondamentalmente l'interesse dato da quello che sto cercando. Se ad esempio ho bisogno di descrivere l'andamento di un fenomeno nel tempo, ad esempio le nascite in Italia, quello che mi interessa è la serie storica. E quanto più risale indietro nel tempo questa serie storica, quanto più diventa significativo il dataset che ho a disposizione. Un altro tema è la dimensione territoriale. Scusate, come dicevo prima, Istat rilascia i dati sugli incidenti a livello provinciale, però è un dato poco significativo, è molto più significativo avere il dato a livello comunale. Un altro esempio, i dati sulla raccolta differenziata. Averli a livello regionale o provinciale ha sì un significato, ma averli a livello, come posso dire, comunale, come sapere in ogni comune quanto viene differenziato ogni anno, ha un significato molto maggiore. Poi c'è un altro tema che è quello della georeferenziazione, cioè di assegnare a questo serve quando si devono realizzare delle mappe. Se voi trovate dei dataset in cui a un punto sulla mappa sono assegnate le coordinate latitudine e longitudine, tenetevelo caro perché è difficile trovarli e sono molto preziosi e possono servire per molti scopi. Ci sono dei tool che in automatico permettono di georeferenziare dei punti, ma se trovate dati di questo tipo, teneteli da conto, diciamo così. Più in generale, e chiudendo, cosa rende interessante un dato? Io ho usato questa formula, the more the merrier, cioè più dati ci sono, tanto meglio è, più ricco può essere la storia che dovete raccontare. Dall'altro canto dovete un po' imparare anche a fare le nozze con i fichi secchi. Non so se sia un detto che si usa in tutta Italia, però insomma imparare ad accontentarsi anche quando non si ha il dataset più aggiornato e più approfondito possibile. Vi faccio un esempio pratico. Quest'anno, questa primavera, Istat ha pubblicato i dati relativi ai posti autorizzati negli asili nido a livello provinciale, ovviamente normalizzati. Cioè ogni 100 bambini quanti posti c'erano negli asili nido. Sono dati che
sono aggiornati al 2013. Ora, se voi andate dal vostro caporedattore con una notizia non vecchia di 4 anni fa, ma di 4 ore fa, vi manda a quel paese. In questo caso però noi l'abbiamo utilizzato perché era un dataset che era la prima volta che veniva rilasciato, quindi era una questione inedita e il tema era interessante e anche se i dati erano vecchi di 4 anni, noi li abbiamo incrociati con l'occupazione femminile, nella fascia d'età tra 25 e 34, cioè ci siamo chiesti, c'è una correlazione tra il numero di asili nido e cioè di posti negli asili nido e l'occupazione femminile, la risposta è che c'è una correlazione positiva, come vedete da questo grafico, che risale appunto entrambi i dati dal 2013, più sono i posti negli asilo, più è alta l'occupazione femminile. Attenzione, non abbiamo dimostrato nulla, non abbiamo detto che i posti negli asilo, sono la causa dell'occupazione femminile, vale anche il contrario. Pensiamo agli asili privati, nessuno li apre dove non c'è domanda. Però abbiamo trovato questa che viene definita una correlazione positiva. È una notizia interessante a nostro giudizio, è una notizia anche se i dati fanno riferimento al 2013, quindi abbiamo deciso di utilizzare questi dati, cioè di fare le nozze con i fichi secchi, anche se il dataset non era il più aggiornato possibile. Quindi andiamo un pochino più nel pratico. Quali tool utilizzare per la data visualization? Ce n'è un'infinità, ce ne sono tantissimi, io vi segnalo quelli che sono, diciamo così, più stabili, perché spuntano un po' come funghi, però non è detto che poi riescano a fare quella massa critica che permette loro di, diciamo così, sopravvivere e continuare ad essere utilizzati. Allora, il primo, che è molto semplice, si chiama Infogram, infogr.am. Potete utilizzare gratuitamente, basta copiare e incollare i vostri dati all'interno del tool e potete generare diversi tipi di grafici. Qui vedete un grafico, una scatter, vedete un grafico da torta, però si possono fare le primap, grafici a barre, insomma si può fare di tutto. È molto semplice da utilizzare e voi lo potete utilizzare in una versione, diciamo così, base, poi c'è una versione premium che sostanzialmente vi permette una maggiore. Ecco qui si vede un lavoro che abbiamo fatto per il sole utilizzando Infogram. Qui erano dati Istat, abbiamo sul consumo di sigarette, l'obesità e correlati col titolo di studio, e si vedeva che come dire, l'obesità colpisce di più chi ha un grado di scolarizzazione minore, mentre il fumo colpisce di più chi ha un grado di scolarizzazione maggiore. Al di là della notizia del pezzo, però questo è un grafico realizzato gratuitamente con Infogram. Volendo si può, dicevo, se accedete alla versione freemium potete personalizzare, ad esempio noi potremmo mettere il logo sole 24 ore volendolo fare, o insomma altre, o il logo di una testata per cui state scrivendo il pezzo, però anche in questo modo si può utilizzare gratuitamente ed è come dire, una bella palestra. Altra palestra è questa qui, datarapper.de, è un progetto di un'università tedesca. Anche qui è molto semplice, copiate, incollate oppure caricate un file CSV, sia questo che Infogram vanno benissimo se non avete una mole eccessiva di dati con i quali lavorare. Potete fare diversi tipi di infografiche diverse, vi faccio vedere un esempio. Questo è un pezzo del 2015, credo estate 2015, per Wired. Anche qui, caso di attualità, c'erano stati quei casi di ragazzi che erano morti dopo aver assunto ecstasy in discoteca. Mi sembra che venne chiuso il Cocorico a Rimini dopo questi episodi. E avevamo preso dal Ministero dell'Interno i dati sui sequestri di droga. E qui abbiamo fatto questo grafico che fa vedere l'andamento dei sequestri. L'abbiamo fatto appunto con DataRapper. DataRapper ha una versione free che vi consente di utilizzare lo strumento al massimo delle sue potenzialità. Il vincolo oltre il quale scatta il pagamento è dato dal numero di visualizzazioni, cioè le prime 10.000 visualizzazioni vi consentono una pubblicazione gratuita. Se
scattata questa soglia, se volete pubblicare altri grafici nell'arco dello stesso mese, dovete abbonarvi. Però qui insomma, dipende un po' anche dalla città per cui lavorate, però ripeto, vi faccio vedere questi due perché sono molto semplici e sono appunto una bella palestra per poter iniziare a lavorare con i dati. Questo è Raw, è un progetto italiano. Io non ho esempi di lavori da farvi vedere perché non l'ho mai utilizzato perché produce delle infografiche statiche e invece a me vengono richieste delle infografiche interattive, però anche qui potete fare dei lavori molto interessanti, soprattutto dal punto di vista del design. Rimangono delle immagini statiche, il funzionamento è molto semplice, funziona con drag and drop, è davvero molto, molto intuitivo e permette di fare dei lavori anche esteticamente molto, molto belli, diciamo così. Mappe, questo è Carto ed è un tool che viene utilizzato per realizzare le mappe e qui potete fare mappe di diverso tipo, le mappe Coreflex, le mappe di intensità, per cui non so, gli incidenti, più un colore scuro maggiori sono gli incidenti. Una cosa molto interessante che permette di fare Carto è di come dire, descrivere un fenomeno sia nello spazio che nel tempo. Adesso non ve lo posso far vedere perché su una slide non si apprezza, però per guarda avevamo realizzato delle mappe che mostravano gli attacchi terroristici nell'arco di un anno e si vedeva c'era una barra di scorrimento sulla scorrere il tempo e man mano che scorreva il tempo, sulla mappa si illuminavano dei punti, chiaramente ogni punto corrispondeva ad un attacco terroristico. E anche questo è un modo interessante per rappresentare dei dati, qui usando le due dimensioni, lo spazio e il tempo. Un limite, di Carto è legato al fatto che, ha bisogno, che siate voi a fornire le coordinate geografiche. In alcuni casi riconosce lui, penso per le principali città, riconosce lui il nome della città e quindi assegna le coordinate, però diversamente dovete assegnarle voi, oppure dovete utilizzare quelli che si chiamano shapefile, che danno al comune, diciamo Milano, i contorni del comune di Milano sulla mappa. Vi faccio vedere, questo era un lavoro che avevamo fatto per Wired. Allora, qui avevamo raccolto, cioè avevamo diciamo così scrappato, cioè preso da un sito di incontri i dati relativi agli annunci e li avevamo catalogati per città, siti di incontri, parlo di prostituzione se non fosse chiaro, e sulla mappa l'abbiamo fatto, c'era un periodo in cui la Lega aveva raccolto delle firme per un referendum abrogativo della legge Merlin, quindi anche qui notizia d'attualità che abbiamo cercato di approfondire. E si vedono, cioè più sono più è grande un punto sulla mappa, maggiore è il numero di annunci. Ovviamente i punti più grandi sono Milano, Roma, Torino, che chiaramente insomma c'è più mercato. È molto brutale, molto brutto da dire, ma perdonatemi questa espressione. Questo invece è Tableau. Tableau è un software che è nato per la business intelligence, che però poi è stato applicato anche alla data visualization, al data journalism. I giornalisti possono utilizzare una versione che si chiama Tableau Public, quindi è scaricabile ed utilizzabile gratuitamente. L'unico limite, diciamo così, è che tutte le infografiche vengono salvate non in locale, ma in remoto sui server di Tableau. Però io sono 2 anni che lo uso e non ho mai avuto problemi da questo punto di vista. La maggior parte delle infografiche che avete visto nei pezzi che vi ho fatto vedere, che abbiamo realizzato, sono fatti con Tableau, quindi non vi ho messo come dire, degli esempi. Questo è molto utile per fare grafici, ma anche per fare delle mappe, ad esempio se le mappe dei comuni le abbiamo fatte con Tableau, utilizzando gli shapefile che vengono messi a disposizione dall'Istat, altro elemento interessante, che viene fornito dall'Istituto di Statistica. Qui se avete, ci sono intanto un sacco di tutorial online che potete seguire per imparare ad usare lo strumento, che permette poi graficamente, perché si possono anche caricare delle immagini, di realizzare anche dei lavori belli da un punto di vista estetico.
per quanto precisazione, quando si fa, io faccio il giornalista, non faccio il grafico, mi rendo conto che magari le mie grafiche spesso sono brutte, io però cerco di lavorare sull'efficacia. Secondo me, poi non so se siano efficaci le mie grafiche, non sta a me dirlo, però l'obiettivo è quello di rendere le cose comprensibili, anche se magari non sono bellissime, bellissime da vedere, però opinione mia. Il FOIA, ne parlava prima Gianfranco. Tra l'altro, tra pochi giorni ricorre il primo anniversario dell'entrata in vigore del FOIA, e il FOIA per i giornalisti è uno strumento importantissimo. Citazione cinematografica, mio alleato il FOIA ed un alleato potente esso è. Perdonatemi. Intanto cos'è il FOIA? Freedom of Information Act, questo è l'acronimo, che in italiano non è bellissimo, insomma, questo è. In legalese si tratta del DLGS 97-2016, che ha modificato il DLGS 33-2013. La cosa importante per i giornalisti è questa, articolo 5,2, in cui si stabilisce che chiunque ha diritto di accedere ai dati che sono in possesso delle pubbliche amministrazioni. Ci sono chiaramente dei limiti, legati ad esempio alla sicurezza nazionale, o la riservatezza dei singoli, per questo si chiedono i dati aggregati, però come dire, lo strumento è efficace anche se le amministrazioni pubbliche stanno facendo un pochino fatica come dire, a entrare in sintonia con questa norma. Ci sono ancora delle amministrazioni, mi è capitato quest'estate, che, o meglio quest'autunno, che non rispondono alla richiesta FOIA, nonostante a marzo di quest'anno la ministra Madia abbia pubblicato una circolare in cui dice che per il sì o per il no una risposta che chiede dati attraverso il FOIA deve essere fornita. Io vi parlo del FOIA perché il FOIA l'ho utilizzato quest'anno e ho realizzato questa, Vaccini d'Italia, un'inchiesta che è uscita su Wired a maggio, poco prima che iniziasse la discussione sul decreto Lorenzin. Noi abbiamo chiesto, insieme a Diritto di Sapere, che è un'associazione che ha fatto advocacy per così convincere il governo ad approvare il FOIA, abbiamo inviato una richiesta di, in legalese si chiama istanza di accesso generalizzato. Abbiamo chiesto a tutte le oltre 100 ASL d'Italia di avere i dati sulle coperture vaccinali, cioè la percentuale di bambini che sono stati vaccinati, a 24 mesi, perché entro 24 mesi vengono fatti tutti i vaccini, almeno la prima dose di tutti i vaccini viene somministrata, e abbiamo realizzato una mappa. Noi abbiamo chiesto di avere i dati a livello di distretto sanitario. Non sempre ci sono arrivati a livello di distretto, a volte ci sono arrivati a livello di ASL, però abbiamo costruito questa mappa che intravedete e che dovrebbe essere un pochino più chiara qui. Come si legge, le zone azzurre sono quelle in cui la copertura, l'effetto gregge, cioè la quota del 95% di bambini vaccinati, che è quella che fa scattare l'effetto gregge, cioè la protezione anche per chi non si può vaccinare. Le aree azzurre sono quelle in cui questo obiettivo è stato raggiunto. Più l'azzurro diventa scuro, più si avvicina al 100%. Le aree rosse invece sono quelle in cui l'obiettivo non è stato centrato e più il rosso diventa scuro, più ci si allontana da questo obiettivo. Vedete bene, ad esempio, la provincia di Bolzano è una delle aree in cui le coperture vaccinali sono più basse. Questa mappa riguarda le coperture di morbillo, parotite e rosolia per i nati nel 2013 al 31-12-2015. Vedete che ci sono delle aree che non sono mappate. Appunto, come vi dicevo, non tutte le amministrazioni pubbliche sono già entrate in sintonia con questa norma e, ad esempio, le province di Frosinone e Viterbo nel Lazio, Benevento in Campania, Potenza, qualcosa purtroppo anche in Sardegna non ci è arrivato, cioè noi abbiamo fatto queste richieste ma non abbiamo ottenuto risposta. Poi dalla Sardegna, visto che insomma questo parliamo, ci sono arrivati quando abbiamo aggiornato l'inchiesta che è uscita a novembre di quest'anno con i dati 2013-2014,
2016, quindi coperture per i nati nel 2014, abbiamo tutti i dati della Sardegna e li trovate su data.world. Casomai li voleste utilizzare, e mi farebbe molto piacere per il contest. Nel caso avvisatemi perché è sicuramente un tema molto, molto interessante. Un altro problema, visto che stiamo parlando di dati, anche di formati dei dati, io alla pubblica amministrazione ho chiesto i dati in formato aperto e processabile. Sostanzialmente mi aspettavo di ricevere dei CSV, dei file Excel, dei file LibreOffice, e invece mi è arrivato un po' di tutto. Questo è un altro limite, che ha dimostrato la pubblica amministrazione, quindi non è una questione legislativa, è una questione, come dire, di data literacy. Dicevo, io le ho chiesti processabili e aperti, ma ho ricevuto di tutto, dal classico PDF immagine, la raccomandata, quindi il foglio di carta, mi è arrivato il file doc, o addirittura il file JPEG, cioè un'immagine, e non si capisce come si possa fare analisi dei dati su un'immagine, però vabbè, questo è. Ad ogni modo, come dicevo, il FOI è uno strumento, secondo me, molto importante per i giornalisti perché permette di avere accesso a informazioni che diversamente non si hanno. Qui abbiamo avuto la coincidenza con una norma che ha fatto molto discutere, il decreto Lorenzin, che ha reso 10 vaccini obbligatori, ma al di là di questo il tema secondo me era interessante a prescindere, infatti ci abbiamo lavorato, insomma, stiamo continuando a lavorarci, adesso vedremo l'anno prossimo se l'obbligo vaccinale porterà a un aumento delle coperture. I dati parziali che arrivano dell'Emilia Romagna, che ha introdotto l'obbligo ben prima, dicono di sì, quindi insomma, su questo siamo fiduciosi. Io ho terminato la mia presentazione, vi ringrazio per l'attenzione, spero di non avervi annoiato, ma di avervi dato insomma, qualche spunto per il contest. Abbiamo ancora qualche minuto, non so se Gianfranco si è ricollegato, possiamo magari rispondere a qualche domanda, visto che molti hanno fatto delle Guarda, domande, e vediamo se, insomma, ne aiutami tu Gianfranco. approfitto per entrare sulla questione del FOIA. Probabilmente non so, è recente, quindi come tutti i provvedimenti normativi è una cosa che deve entrare da un lato nella pubblica amministrazione, cioè chi ti ha mandato una raccomandata con il foglio di carta probabilmente non ha più pallida idea di che cosa sta accadendo. Lo so. Dall'altra c'è tutta una serie di persone che sono fuori dalla pubblica amministrazione per la prima volta, non so, si trovano la possibilità di poterlo fare. Io volevo fare una distinzione guardando la pubblica amministrazione, cioè il FOIA funziona certamente come strumento di trasparenza reattiva, nel senso che qualcuno all'esterno della pubblica amministrazione fa una richiesta e la pubblica amministrazione risponde. Però alla base del provvedimento l'intenzione del legislatore è un po' diversa, nel senso che il discorso è più o meno questo, cioè se io sono una pubblica amministrazione e tengo dati all'interno e potenzialmente quei dati che sono svincolati da privacy, sicurezza nazionale e via discorrendo, sono potenzialmente accessibili a chiunque attraverso una richiesta di tipo FOIA, potrei giocare d'anticipo, quantomeno il legislatore dice, pubblica amministrazione, gioca di anticipo ed esponi quei dati prima che qualcuno te li venga a chiedere, cioè gioca di trasparenza proattiva nel momento in cui cataloghi informazioni, trova il modo migliore per un esempio classico, la sezione amministrazione trasparente su tutti i siti obbligatori, resa obbligatoria dal 33, tutti i siti della pubblica amministrazione. In quel caso non deve essere qualcuno all'esterno a chiedere i dati, ma si trovano già in quella sezione. Quindi l'idea a tendere sarebbe quella che la pubblica amministrazione, consapevole del proprio ruolo e consapevole della possibilità di ritrovarsi a dover rispondere, peraltro è anche una cosa onerosa, cioè se pensate, non so se credo ad occhio, mi sembra anche dagli indirizzi mail delle persone che si sono iscritte, mi pare di aver capito che ci sono molte persone che lavorano nella pubblica amministrazione all'interno di questo guardia. E vedersi arrivare magari per la prima volta una richiesta di accesso FOIA, come dire, è una cosa che è un lavoro che va seguito. Quindi in questo caso l'idea, ripeto, la speranza, insomma, la posizione di chi si è pensato il provvedimento FOIA è proprio quella di dire pubblica amministrazione gioca d'anticipo.
Fatti, fatti. Ma c'è chi ha giocato di anticipo, c'è qualche amministrazione a cui ho chiesto i dati sui vaccini, dopo che li ho chiesti io hanno deciso di pubblicarli No, sul loro sito. Non volevo fare una crociata contro la pubblica nella maniera più amministrazione, assoluta, l'idea era non mi proprio quella fai di ridere rilanciare, peraltro. la verità. Però ho visto che c'è un po' di difficoltà a gestire una normativa nuova. Io ho visto anche una certa paura, diciamo così, diffidenza nel voler rendere pubblici i dati. Ricordo mi telefonò una persona che lavorava in un'ASL del centro Italia e mi disse: ma lei che ci ha chiesto i dati sui vaccini, ma lei è legato alle case farmaceutiche? No, io sono un giornalista, però capisce. Mi rendo conto che c'è una difficoltà a recepire la normativa, che però insomma, come dicevo, come ha No, funzionato, mi ha peraltro permesso quel di fare un pezzo era lavoro che altrimenti non avrei particolarmente potuto bello, fare. Riccardo, perché se da un lato raccontava il fenomeno, era anche una specie di meta racconto sull'uso del FOIA, cioè per la prima volta, quando ancora non, come dire, non c'erano statistiche ufficiali, io vi ho messo prima in chat un po' di dati raccolti dal Dipartimento della Funzione Pubblica che in qualche maniera osserva questo fenomeno, in quanto il ministro Madia è stato quello che, sul modo in cui vengono utilizzati. Quando è uscito il tuo pezzo era la prima volta che in qualche maniera si faceva il punto in maniera trasversale su un fenomeno rispetto a un provvedimento normativo che era assolutamente nuovo in quel momento, quindi aveva un doppio interesse e ci era piaciuto Sì. particolarmente. Beh, ma c'è un rapporto, quell'inchiesta lì è nata Fatto. anche come stress test del FOIA e vi ho linkato adesso, Diritto di Sapere, l'associazione che ho citato prima, ha realizzato questo report che ha presentato questa primavera al Festival del Giornalismo di Perugia, ha censito diverse richieste di accesso FOIA, ci sono anche le mie, però ce ne sono molte. Altre realizzate da altri colleghi o da associazioni, e lì i dati sono un po' meno ottimisti. Parliamo di aprile, quindi era ancora più recente il FOIA, però qui le risposte non erano ancora arrivate. Io stesso in alcune aziende ho dovuto reiterare più volte la richiesta FOIA prima di riuscire ad ottenere i No, dati. Però peraltro insomma, sempre dobbiamo essere più sul ottimisti da tema FOIA, questo pubblica punto di vista. amministrazione, modalità di risposta, credo sia centrale quello che ricordavo un attimo fa, ci spatare in chat, cioè, e che molte pubbliche amministrazioni ancora non gestiscono i processi in maniera completamente informatica. Questa mattina c'è stato proprio in questa stanza il webinar sul responsabile della gestione documentale, che è una figura nuova nella pubblica amministrazione che ha appunto la responsabilità della gestione della documentazione pubblica all'interno delle pubbliche amministrazioni, quindi ci sono delle regole molto precise che le pubbliche amministrazioni devono impegnarsi a rispettare per far passare le informazioni attraverso protocolli informatici, diciamo così in maniera più. In quel caso, quando l'informazione è già dato, è già dato informatico, diventa anche più facile scambiarlo e questo è uno dei temi centrali su cui probabilmente la pubblica amministrazione dovrà fare, come dire, un ragionamento più organizzativo, più in questo caso anche di adempimento alla normativa che di sola risposta al provvedimento FOIA, insomma è una cosa di cui le pubbliche amministrazioni si dovranno attrezzare. Io Assolutamente. vedo che sono arrivate un po' di domande in chat, ad esempio su dove ritrovare i dati. Non, ci sono, insomma, il lavoro desk è importante in questo caso, cioè, rispetto al tema, volendo sempre contestualizzare questo webinar sul discorso iniziale, i dati che interessano a chi vuole rispondere al contest promosso dalla Regione Sardegna si trovano innanzitutto sul sito della Regione Sardegna. Che il portale Open Data è il datastore regionale, quindi in quel caso il contest prevede che almeno uno dei dataset riutilizzati si trovi lì. Poi certamente le applicazioni possono essere le più svariate, fermo restando che uno di quelle informazioni riportate deve fare riferimento a un dataset. Ad esempio, si potrebbe decidere di andare a guardare l'evoluzione del fenomeno turismo in Sardegna, in Puglia negli ultimi 5 anni e magari confrontandolo con le tariffe degli spostamenti, le tariffe autostradali piuttosto che le tariffe di spostamento sui traghetti tra la Sardegna e il resto d'Italia, si potrebbero provare a ragionare. Sto andando assolutamente a braccio, ho preso l'esempio pugliese
pugliese perché sono pugliese e quello sardo perché parliamo del Conte Sardegna, ma sto andando studente a braccio. Però potrebbe essere interessante andare a guardare come il fenomeno evolve guardando i dati in una regione e in un'altra, e partendo dal dataset afferente al tema turismo della regione Sardegna e confrontandolo con un dataset simile che racconta lo stesso fenomeno presente nella regione Puglia. Quello della regione Puglia lo si potrebbe trovare sul dataset della regione oppure sul portale dati.gov.it che aggrega tutti i dati. In questo caso, assolutamente, la Se posso, Lombardia anche la Lombardia è un certamente. ottimo No, punto di no, no, fai andata. Non bene. voglio fare Tra scandalismo, però l'altro, anche la Lombardia. i cari amici Daniele Crespi e Ferdinando Ferrari che lavorano al Esatto. portale della Lombardia, certamente è una delle regioni più vote, il Trentino, insomma, ce n'è più di qualcuna che sono degli ottimi esempi italiani di Sì. regioni che si sono attivate su questo tema, peraltro con tutta una serie di iniziative collaterali. La regione Lombardia, se non ricordo male, da pochissimo ha iniziato a sperimentare in regione Lombardia un paniere minimo dei dataset dei comuni, un fondo di base che la regione mette a disposizione per i comuni che si vogliono indossare di queste cose. Insomma, è molto ben strutturata. Peraltro, la regione Lombardia porta avanti un'agenda digitale fatta molto bene su più fronti, che certamente è l'open data tra questi, ma in realtà c'è tutta una serie di temi che afferiscono all'open government e alle government, gestiti veramente molto bene. Ve lo racconto perché comunque è un ottimo riferimento italiano. Sono dei cari amici, hanno fatto una serie di webinar con noi assolutamente preziosi, ci lavoriamo spesso ed è davvero un gran piacere. C'è una domanda di Emanuele Geri per te, Riccardo, in conclusione. Ti chiede se i dati geografici li hai mai cercati su Open Data Firenze, se mai hai avuto a che fare col Datastore Fiorentino che ha anche fatto molto bene. Oddio, no, in realtà con i dati locali difficilmente mi capita di lavorare, quindi non ho mai provato a utilizzarlo, però lo guardo molto volentieri. Sì, Datastore Firenze, giusto? a questo punto, insomma, citando, cioè, Non esiste. faccio un brevissimo inciso. Noi abbiamo una tradizione storica di webinar sull'open data, iniziata con DatiGov nel 2013, credo. Quindi molti dei responsabili dei vari data store delle pubbliche amministrazioni italiane hanno partecipato, hanno raccontato il loro lavoro in una situazione molto simile a quella che stiamo raccontando insieme questa mattina, peraltro proprio con lo stesso strumento che è Adobe Connect. E il Datastore di Firenze, cioè, è stato raccontato da Gianluca Vannuccini, che è anche una persona molto molto in gamba, e anche in quel caso il modo in cui Firenze ha gestito il tema dei dati aperti, contestualizzando la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico di un comune, è assolutamente interessante. Peraltro anche lì, se vi capita di guardarlo, ci trovate tutta una serie di applicazioni catalogate all'interno del datastore del comune di Firenze che, facendo base sui dati resi disponibili in formato aperto dalla città di Firenze, offrono nuovi servizi. Per rilanciare anche sempre sul tema Firenze, vi dico che qualche mese fa è uscito un rapporto del portale dei dati europeo sulle città di medie dimensioni europee che fanno meglio open data e che quindi a cui ci si può ispirare, le cosiddette best practice di open data di città di livello medio. Firenze era una di quelle e ancora una volta sono stati veramente molto molto bravi. Ci fa piacere, come dire, dare ulteriore visibilità a delle buone pratiche italiane. Io direi che, avendo sforato di quasi 3 minuti, possiamo avviarci verso la conclusione, ringraziando davvero mille mille volte grazie a Riccardo Saporiti che Grazie a voi. ci ha raccontato veramente molto molto bene il tema del data journaling. Ci auguriamo che possa essere un buon riferimento questo webinar per chiunque abbia intenzione di partecipare al contest Open Data Sardegna, e noi ci diamo appuntamento, per chi di voi ci volesse continuarci a seguire, al 13 e su la piattaforma 20PA. Così come vi siete iscritti a questo webinar, potete iscrivervi a quello del 13, e in quel caso racconteremo con un taglio assolutamente simile, divulgativo e quanto più chiacchierato possibile, il tema delle applicazioni che riusano dati e delle applicazioni che fanno base su dati georeferenziati, particolarmente preziosi, come ci ricordava Riccardo un attimo fa.
Riccardo, grazie assai, grazie Gianluca, Sabrina, Laura, grazie a tutti quelli che sono stati, Antonella, a tutti quelli che sono stati in regia oggi. Ci diamo appuntamento al 13 e vista l'ora vi auguro anche buon pranzo. Ciao, a presto. Ciao Riccardo.